Allora, iniziamo questa giornata subito come? Con Jerry che sono stato a casa sua a prenderlo. Perché? Cos'è successo? No, l'appuntamento era lì, era lì. Alle 6. E invece? E invece suonavo, ho chiamato, ho mandato messaggi, mi sono attaccato al campanello, ma niente. Piccolo problema tecnico. Non è mai successo negli ultimi 16 anni. Eppure. Aveva il cellulare spento. Eppure è andato così. Quindi magari tardo all'appuntamento le persone ci aspettano. Stamattina dopo questo risveglio che è stato un po' strano perché poi magari farò un video a parte dove racconterò la vicenda del risveglio non risveglio. Ce l'abbiamo fatta a riunire il gruppo che si è un po' alleggerito visto che qualche persona se n'è andata col fatto che siamo arrivati tardi. Tutti gli altri che avevano scritto per un motivo o per un altro poi alla fine non sono venuti, quindi siamo noi e siamo intanto partiti. Però facciamo un brevissimo giro di presentazioni. Ciao, chi sei? Silvia. Da dove? Da Sarzana. Quindi grandissima Silvia da Sarzana che si è messa in gioco partendo da lontano e rischiando di dover tornare indietro per colpa mia. Poi qui abbiamo il mitico Tazio che ormai tutti conoscono. Il puntuale. Il puntuale. E poi abbiamo... Melissa. Melissa da dove? Da dove? Dalla Mazzanta. Dalla Mazzanta, quindi da Sarzana alla Mazzanta. La riportiamo a casa. Voglio subito infatti, dire, passiamo... così Jerry è contento, che non ho le scarpe giuste. Infatti, ho le scarpine da... E questo vorrà dire che presto, prestissimo... Cosa farai? Inizieranno i primi dolori. No. Il primo ponte, di solito fai sempre discorsi sui ponti. Questo è il primo ponte, beh, l'abbiamo già fatto. I ponti, l'acqua, no, il passaggio no, sulle acque. No, non ho cambiato opinione. No? No. Cosa ne pensi? Che il ponte è sempre un passaggio. Un passaggio obbligato. Un passaggio obbligato, in questo caso è obbligatissimo. L'ingresso a Vada. Con Tazio che rischia di essere ruotato subito. Cartoncino. Quasi. Tazio, fai un commento a caldo. Che caldo. Allora Tazio, che differenza c'è tra camminare da solo con me e camminare con altre persone? Perché oggi è la prima volta che facciamo una camminata con altre persone, quindi cosa. Che differenze noti? Allora, per come piace a me. Camminare da solo è la peggiore, l'importante è essere almeno in due, dunque più siamo meglio è sicuramente interessante, anche se siamo partiti da poco, abbiamo fatto pochi chilometri, parliamo con i nostri compagni di viaggio, non le conosciamo, dunque però ti piace di novità. Più, sì, ti preferisci l'interazione, sì, certo. Più che l'ascetismo della camminata da solo. No, tanto hai momenti, se vuoi prendere dei momenti anche a chilometri interi, per stare da solo... Il ritmo cambia, il corpo cambia e la camminata anche. Comunque puoi stare da solo, pensare e poi riattaccarti alle parole, ai discorsi che fanno gli altri. È più interessante. E per voi ragazze come sta andando questa prima esperienza? Bene, con a parte all'inizio che siete partiti a fuoco. Troppo veloce. Poi tutto bene. Per te, Melissa. Io mi piace queste iniziative proprio alla volée, ultimo minuto, cose che non ho mai fatto, sì. Con persone che magari non ho conosciuto, cioè che non conosco e che conoscerò oggi. Quindi queste cose mi stimolano e quindi sono abbastanza gasata, direi. Bene, bene. Poi insomma, 40 km è una bella sfida. Sì. 40 km, però oggi stiamo andando molto relax, devo dire. Dai, siamo fermati al barrettino. No, buon gruppo. Siamo partiti super tranquilli. Siamo a Rosignano, davanti alla stazione. C'è una probabile sosta che facciamo qua. Così ci riposiamo un secondo. Abbiamo un problema. Qual è? Sta troppo bene, alzati sarà. Sarà durissima. Piccolo feedback da sosta extreme. Ho i piedi, faccio fatica, ho le scarpe non tecniche che si fanno sentire. Come mai c'hai le scarpe non tecniche? Perché è stata un'improvvisata e quelle di Jerry non mi stavano, ovviamente le mie sono a casa a Firenze. Ma cosa ne pensi di questa escursione per ora? È bellissimo, è sempre.
Ora mangi, bevi, cosa fai? Ora, ora solo mangio e bevo, poi si sta benissimo, un frescolino qua. Freschino ci sta. Sì, una bella birra. Adesso. Voi ragazze, come sta andando? Bene, bene. Sì. Io ancora vi farò sapere quando muoio. Sì. No, bene, però le scarpe, mi sono messa a sedere e ho sentito le scarpe che hanno dato il loro alert. Ci vuole una medicina. Vediamo. Allora, facciamo conoscere le nostre compagne di viaggio. Cosa fai nella vita così? Allora, nella vita dipingo e basta. Basta. Eh sì. E dove possono trovare le tue opere d'arte le persone che sono interessate ad approfondire? Ma per primo direi sul mio Instagram, Silvia Valentini Art, che lì poi posto anche quando faccio delle cose in giro, così. Bene, così possono dare un'occhiata. Bello. Ok, sono qui con Jerry Grassi, temperatura ottimale per questa camminata. Dai, consigliata da tutti. Consigliata da tutti i dottori del mondo. Del mondo. No, non è caldissimo. No, no, cioè, è un po' ventilata, diciamo, è ventilata, si sta abbastanza bene. A parte l'odore di scarpe. Mi sono dato le cremine, c'è un po' di male ai piedini, ma ora ci faremo un massaggio collettivo. Insomma. Chi è che si vuole riposare? No, che pesare. Pesare, vedere un po' quanti effetti avete fatto. Questo è meglio lasciar perdere. Castiglioncello, sempre bello. Qua c'è il castello, che è un palazzo storico tra l'altro. Un rifacimento, però è bello, eh? C'è un bel giardino intorno. C'è sempre il suo fascino, Castiglioncello. Eccoci sul Romito, la mitica strada dove ci hanno girato il sorpasso. Tazio. C'è una comunicazione di servizio. Tazio abdica. Tazio Andrei abdica? Sì. Motivazione dell'abdicamento? Non inizio ad avere dolore forte a piedi, ancora secondo me ho chilometri nelle scarpe, cioè 10 ce li ho. Però... ma non voglio patire dolori della prima volta che siamo venuti a Livorno, che è stata durissima con le scarpe noi donne. Pianificare è importante, non l'abbiamo pianificata, non ho le mie scarpe, ho queste mie scarpe da ginnastica e le altre cose vanno bene, però le scarpe sono importanti, non è stata pianificata, siamo partiti così, un'improvvisata, super contento anche per emozione comunque che ti dà camminare, però ora inizio a avere dei dolori. Quindi ci salutiamo qua, salutiamo Tazio che ha deciso di abbandonare la corsa per un motivo tecnico, diciamo. No, la testa sta bene, spalle bene, spalle bene, ma feeling i piedi, bello, no, contento. I piedi per camminare sono abbastanza importanti. Frizzano, iniziano a bruciare, però torniamo presto. Fine Castiglioncello, inizio Quercianella, Livorno fa 10 km, che però sono 10 km non al nostro arrivo, ma all'inizio della città, quindi non sarà all'arrivo, ma insomma è incoraggiante. Arrivati a Quercianella, la strada è ancora lunga, ma siamo entusiasti e fiduciosi. Passati da poco i 25 km, tra un po' iniziamo effettivamente a entrare nel Romito, si inizia a sentire un po' di stanchezza, infatti ho messo le scarpe, per un periodo avevo camminato con i sandali, ma ho deciso di mettere le scarpe perché mi sento più stabile così, anche se la leggerezza del sandalo è impagabile. Cioè, io sono felicissima di questo. Come mai sei contenta di aver fatto questa esperienza? Vieni qua. Allora, sono contenta perché sinceramente mi sto godendo questi piccoli momenti e mi sto godendo anche il posto, che magari in un altro momento non me lo sarei goduto così tanto. È veramente un posto meraviglioso e fatto a piedi ha un altro valore che fatto in macchina. Bellissimo, vero? Guarda qui sotto. Allora.
venga tu fammi. Cioè, poi hai conosciuto anche Giorgino, quindi se vuoi di più. Ma poi conosce queste altre persone nuove, cioè. È bello, no? Sì, sì, è bellissimo. Mi piace, mi piace. L'avventura così. E ancora non è finito. E ancora non è finito ed è per questo che anche tu devi diventare un kicker. Ci siamo quasi. Eccoci, intanto siamo arrivati al Romito. Eccolo qua, ristorante di Romito. Uno dei posti più belli del mondo, più belli del mondo. Forse sì, dai. Bellissimo. Eccoci ad Antignano, frazione di Livorno, l'inizio vero e proprio di Livorno. Stiamo arrivando, un po' di stanchezza, abbiamo parlato un po' con i ragazzi, è sempre stimolante fare questo tipo di avventura anche con persone che non si conoscono, ma già interagire, nuovi punti di vista, nuove idee, persone che hanno una loro vita, un racconto, qualcosa che può sempre arricchirci. Inizia ad arrivare a Livorno. Andiamo? Sì, facciamo il bagno ora. Poi si fa il bagnetto e poi si va in piazza. Com'è l'acqua? Poi si fa il bagno. Un ingresso nella socialità di Livornese, la baracchina. Come noi siamo tutti a piedi. Noi cammina così. Abbiamo ricevuto un dono delle birre. Non morirò mai! Che Giorgino sta portando via tra l'altro. Ma da quant'è che ci stavate seguendo voi? Stamattina? Stamattina, sì. Quando siete partiti, sì. Cioè, bellissimo. Sì, ma a me piace. Ti piace a te questa cosa? Sì, le imprese di Jerry io non sì. Me le perdo. Abbiamo fatto anche stavolta, ragazzi, 39 km e 300 metri con Giorgino tranquillo perché ha camminato 16 km meno. Con lei che non so che sostanze utilizza, tranquilla come se non avesse nemmeno camminato. La prossima volta vedremo chi si aggiungerà in queste avventure. Ragazzi, vi saluto, grazie per averci seguito ancora una volta in queste avventure discutibili. Cliccate like se vi piace questo video, iscrivetevi al canale e alla prossima avventura. Ciao!
Sì, qui noi siamo arrivati a Cecina. Oh, siamo partiti da qui e qui siamo tornati, quindi devo fare complimenti a questa ragazza che con energia e solarità ha effettivamente sopportato una giornata comunque impegnativa e devo fare veramente complimenti. Io sono qua e la prossima avventura spero di ritrovarvi tutti e di poter condividere con voi ancora una volta tutte queste cose, queste esperienze che facciamo, perché arricchiscono sempre anche da un punto di vista personale. Adesso ad esempio ci hanno portato qua delle persone volontariamente, così perché ci avevano seguito, hanno deciso di portarci qui e è stato bello, no? Fantastico, anche... io trovo che queste cose sono stupende. Vedere persone così che semplicemente ci hanno portato le birre, ci hanno portato a casa, ci hanno fatto un viaggio e tornano indietro, cioè è stupendo, è bello, fantastico, no? Sì, è bellissimo. E tutto questo si crea perché si crea un'energia di positività intorno un'esperienza che di fatto di per sé non è nulla, perché poi cos'è andare a Piari da Cecina a Livorno? Niente. Sì, cioè siamo partiti da una piccola cosa e poi da lì poi piano piano si conoscono persone. Si creano sincronie, quindi tutto questo è molto bello e spero che anche voi abbiate la possibilità di sperimentare qualcosa del genere. Per il momento io vi saluto e cliccate mi piace sul video e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao!